Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di divinità, di conseguenza di miti, mitologia classica, ma anche di archetipi e, perché no, di sensi di colpa. Bene, chiarisco subito il concetto. Innanzitutto partendo dalla parola mito, mythos in greco, che vuol dire parola e racconto. Sì, perché il mito, secondo il mondo classico, era quel racconto, quella narrazione che aveva per personaggi dei, semidei, eroi, anche uomini mortali semplici o mostruosi, che andava a raccontare, a spiegare, non so, la nascita di istituzioni sociali, ma anche di fenomeni naturali, oppure il susseguirsi delle stagioni, o determinati avvenimenti, riti, istituzioni politiche, religiose e quant'altro, ma soprattutto serviva per rispondere alle tante domande e ai tanti dubbi che avevano gli uomini del passato. È chiaro che non esistono solo i miti greci, ogni popolo antico aveva la sua ricca mitologia e con quella ricca mitologia cercava appunto di rispondere ai suoi tanti perché. Ma noi oggi parliamo naturalmente di mitologia greca, che aveva tanti dei che popolavano appunto questi miti, questi racconti, gli dei dell'Olimpo per intenderci, ma non solo. Perché tutti questi dei? Perché possiamo dire che ogni divinità, ben distinta dalle altre, rappresentava un archetipo, era un simbolo di qualcosa. Zeus, padre degli dei, rappresentava lo spirito. Apollo, dio della poesia, della musica, ma anche del sole, rappresentava l'armonia. Atena invece, dea delle arti, ma anche della guerra, della strategia bellica, era l'ispirazione intuitiva. Insomma, ogni divinità aveva delle caratteristiche fisiche, comportamentali e caratteriali ben specifiche e quindi rimandava a qualcos'altro, simboleggiava una dei tanti comportamenti degli esseri umani, qualità ma anche difetti. Ecco perché ho parlato di archetipi. Attraverso le divinità degli antichi parlavano del mondo umano nei suoi tanti aspetti psicologici, comportamentali, anche fisici, certo, ma soprattutto serviva appunto per indicare, rappresentare qualcosa, un archetipo, torno a dire. Ma se a ogni divinità era associato un archetipo, era associato, perché no, anche un senso di colpa, come ho letto recentemente in un libro. Ecco, tanti sono i sensi di colpa, ahimè, che ci contraddistinguono. E guarda caso possiamo collegarli anche con alcune di queste divinità del ricco pantheon greco. Per esempio, a proposito di Atena, di cui vi ho parlato prima, ecco, noi sappiamo che Atena nasce dall'unione di Zeus con Metis, che significa idea, e nasce dalla testa di Zeus, come dire che Atena è tutta intelligenza, non per niente dea della guerra, ma non nel senso di guerra come azione, come furia, come lotta, come invece il dio Ares, ma è la dea della strategia bellica, appunto, e quindi anche, perché no, dell'intelligenza e della saggezza. Ma proprio per questo Atena può essere associata anche a alla responsabilità, al peso della responsabilità che alcune decisioni comportano. Ovvero, come dire che Atena può significare essere responsabili di sagge decisioni che possono influenzare chi ci sta vicino. Un'altra figura può essere quella, per esempio, di Persefone, di cui ho parlato in un altro video. Anzi, magari andate a rivederlo, che è molto carino e interessante. Parla proprio di come nascono le stagioni, a proposito di miti che spiegano alcuni perché, i famosi miti eziologici, appunto. Ecco, Persefone era una giovane fanciulla, figlia tra l'altro della dea Demetra, che viene rapita da Ade e portata da lui nell'oltretomba a diventare regina appunto dell'oltretomba degli inferi. Ma in seguito alle suppliche o anche a una piccola vendetta della madre, era riuscita a ritornare, però soltanto per 6 mesi all'anno,
di nuovo sulla Terra alla luce del Sole. Persefone però per gli altri 6 mesi è nuovamente assoggettata alla figura autoritaria di Ade, di conseguenza può rappresentare come senso di colpa l'attaccamento anche eccessivo a una figura decisamente autoritaria. Sicuramente avrete sentito parlare anche di Prometeo, Prometeo che a differenza del fratello Epimeteo è colui che pensa prima, Epimeteo colui che pensa dopo, questo perché Prometeo è molto più intelligente e saggio, ma nonostante questo ha sfidato gli dei, Zeus in particolare, senza preoccuparsi di incorrere nella sua ira e di conseguenza nella punizione, e sfidandolo appunto è stato punito. Sappiamo che l'ha fatto per il bene degli uomini, dato che Prometeo ha rubato il fuoco agli dei dell'Olimpo per donarlo agli uomini e permettere quindi l'evoluzione e lo sviluppo della società umana. Ma ciononostante ha sfidato gli dei e di conseguenza è stato punito. Quindi si può dire che Prometeo rappresenta colui che lotta per qualcosa, anche positiva perché no, comunque disobbedisce a qualcosa, sfida le leggi, supera i limiti, di conseguenza si può dire che si tratta sempre di un simbolo di disobbedienza, disobbedienza che, seppur giustificata, va punita. O ancora abbiamo Atlante, il gigante che porta sulle spalle il peso del mondo, del cielo, della terra, e che per un certo tempo cede questo peso al semidio Eracle per poi riprenderselo mentre Eracle fugge con le mele d'oro che Atlante aveva preso per lui. Ecco, diciamo che Atlante può essere il simbolo di colui che porta su di sé tutto il peso ed è incapace di, come dire, delegare, cioè di anche per un po' dare il proprio peso, il proprio carico a qualcun altro, non è in grado di scaricare su altri, che questo può essere visto anche perché no come una virtù, ma a volte se non si è in grado appunto di suddividere e delegare e si porta eccessivamente il carico su di sé, è visto anche perché no come una debolezza, insomma l'incapacità di chiedere aiuto. A proposito di colui che sfida gli dèi, abbiamo anche Poseidone, il fratello di Zeus, che ha ricevuto il potere sul mare, sugli oceani, sull'acqua. È chiaro che è un'autorità molto forte anche Poseidone, ma è un'autorità comunque secondaria rispetto a quella di Zeus, anche se i due si sono divisi i mondi. Ed è come dire che colpa di Poseidone è quando non ci si rassegna alla subordinazione, perché Poseidone è sì subordinato a Zeus, ma cerca in tutti i modi di, diciamo, non essere più subordinato, di andare oltre, e non per niente spesso nei miti Poseidone è il classico dio arrabbiato che con la furia dei suoi mari, dei suoi oceani, davvero ne combina di tutti i colori. Pensiamo soltanto all'Odissea e al povero Ulisse, e ricordiamo che Poseidone è un acerrimo nemico proprio di Ulisse. Prima ho parlato di Ares, il dio della guerra, il dio che è anche facilmente iracondo, che si arrabbia davvero tanto e anche senza capacità di controllo, quindi può essere il simbolo della mancanza di autocontrollo e di chi magari si lascia andare spesso a una rabbia, a volte perché no, ingiustificata. Ma a proposito di fratelli di Zeus, abbiamo anche l'altro fratello, Ade, che è confinato, poverino, nell'oltretomba. Ecco, Ade è il dio degli inferi, che emerge solo per rapire Persefone, come dicevo prima. Comportarsi quindi come Ade, chiuso nell'oltretomba, è come restare chiusi in se stessi.
Ecco, questa è stata una rapida carrellata degli dèi con i loro simboli, quindi di archetipi, ma anche di sensi di colpa. Naturalmente molto rapida, giusto per darvi un'idea del ricco pantheon greco con le tante divinità che ci sono, ma naturalmente ce ne sono tante tante altre. Ognuna simboleggia qualcosa, ognuna è portavoce di una qualità o di un difetto degli esseri umani. E quindi adesso aspetto le vostre riflessioni, i vostri commenti e spero anche un mi piace. Quindi continuate a seguirmi e ci vediamo presto. Ciao!